Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. In apertura i numeri aggiornati a questo pomeriggio dell'emergenza sanitaria. Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati quest'oggi in Abruzzo, ovvero circa il 2% dei tamponi analizzati. Ieri invece i nuovi casi di contagio erano 12, l'1% dei tamponi processati. Dei 30 casi di oggi, 9 si riferiscono all'ASL di Pescara, 2 all'ASL di Teramo e 19 a quella di Lanciano Vasto Chieti. Occorre specificare però che queste 19 positività sono tutte a Vasto e riguardano un unico nucleo familiare. Nei giorni scorsi infatti si è tenuto un funerale a Campobasso in Molise, di cui avrete sentito parlare, a seguito del quale sono stati riscontrati numerosi casi di contagio, poiché dalle informazioni che abbiamo alcuni dei partecipanti erano infetti e non hanno rispettato le misure di quarantena. A quanto pare a quel funerale hanno partecipato anche dei cittadini di Vasto e questo benché siano interdetti tutti gli spostamenti tra una regione e l'altra. Ascoltiamo ora le dichiarazioni del sindaco di Vasto Francesco Menna, appena uscito dalla riunione del COC, che ci aggiorna sulla situazione e si rivolge alla comunità con un appello ad essere responsabili. Ascoltiamolo. Questi momenti è finita la riunione del COC, è finita poc'anzi, una riunione che ha visto la partecipazione delle forze dell'ordine, dei funzionari e dirigenti comunali, ma soprattutto la partecipazione dei vertici della ASL di Chieti, del presidente della regione Abruzzo, il presidente Marsiglio, dei vertici della protezione civile regionale, che ringrazio. Una riunione che si è conclusa poc'anzi e che ha portato a questa decisione. Quella ovvero di circoscrivere l'area interessata dal fenomeno Covid, quindi l'arteria di via De Gaspari, che sarà presidiata dalla forze dell'ordine H24. Nell'eventualità, riferisce la ASL, che in questi giorni, in queste ore, dovessero aumentare i pazienti Covid, si valuterà in base a questa relazione la possibilità o la necessità di insediare una zona rossa nel quartiere San Paolo. È una decisione che spetta naturalmente alla regione Abruzzo, al governo regionale e spetta, sentito anche il sindaco e quindi sentita la parte amministrativa del comune. Ci atterremo quindi a quelle che sono le linee guida scientifiche, a quelle che sono le relazioni scientifiche e mediche del Dipartimento di Prevenzione e dell'ASL di Chieti, del direttore generale. Presidiamo quindi la zona H24, come dicevo, e ringrazio quindi tutti coloro che si stanno spendendo in questa fase in modo egregio e con grande collaborazione con i volontari di protezione civile, con le forze dell'ordine, con i funzionari del comune e di polizia locale. Quindi ci aggiorneremo poi in queste ore, in questi giorni, sperando sicuramente con la collaborazione di tutti e con la partecipazione di tutti di risolvere quanto prima questa vicenda. In queste ore registro che c'è una diffusione via web, via WhatsApp, attraverso i siti di dati di nomi, cognomi, residenze di persone che sono soggette al Covid. Questo gesto naturalmente mi porterà di qui a qualche minuto a recarmi presso le forze dell'ordine per fare una denuncia relativa alla diffusione di questi dati. Registro anche dei video abbastanza violenti che si stanno diffondendo in città. Io faccio un appello, è il momento questo della consapevolezza, della responsabilità e della collaborazione fra tutti. Ci sarà anche il momento della responsabilità, cioè di capire chi ha causato cosa, di agire nelle sedi opportune, di emanare provvedimenti penali, civili o amministrativi, ma in questo momento, in questa fase, dobbiamo avere la serenità, l'intelligenza di operare per isolare questo fenomeno. Voltiamo pagina. Dopo una giornata convulsa, il Consiglio dei Ministri nella scorsa notte ha approvato il decreto legge che consente spostamenti liberi all'interno delle regioni. Ancora vietati fino al 2 giugno gli spostamenti interregionali, salvo che per urgenze, motivi di lavoro o di salute. Andrea Costantini.
Da lunedì 18 maggio stop alle autocertificazioni per gli spostamenti all'interno della propria regione. È una delle principali misure di allentamento contenute nel decreto legge che è stato approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente Giuseppe Conte lo aveva annunciato nella conferenza stampa del decreto rilancio. Proporrò ai ministri di adottare lo strumento del decreto legge per normare provvedimenti anticontagio da Covid, abbandonando così i DPCM. Il DL è stato approvato dopo una giornata complessa e caratterizzata da un forte scontro, in particolare tra regioni e governo, ma alla fine la sintesi è arrivata. Dunque da lunedì gli spostamenti all'interno delle regioni tornano ad essere liberi. Nel decreto legge poi si prevede che lo Stato e le regioni, in base a quanto previsto dal DL 19 dello scorso 25 marzo, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Tradotto, se in una certa area si dovesse registrare una impennata dei contagi, lì sarà istituita una zona rossa con limitazione della mobilità. L'autocertificazione invece resta in vigore fino al 2 giugno per gli spostamenti tra le regioni che, al pari di quelli da e per l'estero, non sono ancora consentiti a meno che non si abbiano comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno via libera anche gli spostamenti tra le regioni e a quelli da e per l'estero, a meno che anche in questo caso non vi siano limitazioni adottate da Stato o regioni per l'istituzione di una zona rossa. Resta il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come il divieto di mobilità per persone che hanno avuto la diagnosi del Covid o che sono state sottoposte al regime di quarantena precauzionale adottata dall'autorità sanitaria verso soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone risultate Covid positive. Dal 18 maggio la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali andrà portata avanti adeguandosi alle prescrizioni dei rispettivi protocolli. Laddove la propria regione non abbia disposto per un certo settore, bisognerà fare riferimento alle linee guida dei protocolli nazionali. Con cadenza giornaliera, le regioni sono tenute al monitoraggio epidemiologico del proprio territorio e alla comunicazione dei dati al Ministero della Salute, al Comitato Tecnico Scientifico e all'Istituto Superiore di Sanità, che possono provvedere di conseguenza in caso di insorgenza di focolai. Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui l'articolo 650 del Codice Penale, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, le violazioni delle disposizioni del decreto prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Entrata del centro estetico o della parrucchiera. E a proposito del decreto che vi ha appena raccontato Andrea Costantini, nel pomeriggio il capo dello Stato Sergio Mattarella l'ha sottoscritto e è già in serata è prevista una conferenza stampa del Premier Conte. Ma adesso torniamo in Abruzzo. Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha illustrato oggi il completamento della prima parte dell'ospedale Covid di Pescara, che vedrà inizialmente la disponibilità di 36 posti. Paolo Renzetti. Rispettando i tempi previsti è stato inaugurato stamani il Covid Hospital di Pescara. All'interno di un'ala del padiglione individuato per un totale di 600 metri quadrati sono fruibili i primi 32 posti letto, che entro la fine della prossima settimana saliranno a circa 60. Da lunedì 25 maggio inizierà il trasferimento dei pazienti affetti da Covid. Non è un'opera costata agli abruzzesi, perché è frutto della donazione di Banca d'Italia, delle donazioni e del finanziamento nazionale della struttura per l'emergenza Covid nazionale, e ristruttura una parte del nostro ospedale separata e distinta ed isolata dal resto dell'ospedale, quindi per cercare di evitare qualsiasi forma di contagio, abbandonata non so più da quanto tempo, 15-20 anni. A pieno regime saranno disponibili 214 posti letto, 40 dei quali di terapia intensiva. Un'opera fondamentale per il presente ma anche per il futuro, secondo il governatore Marco Marsilio, poiché resterà e sarà funzionale al sistema sanitario abruzzese quando l'emergenza Covid sarà finita, implementandone le potenzialità. Marsilio, che rivendica
verifica la correttezza dell'iter per la realizzazione. Con il massimo ribasso abbiamo ottenuto il 30% di risparmio rispetto alla base d'asta e quindi abbiamo dimostrato che si può in maniera trasparente, anche perché le imprese invitate erano tutte certificate sulla base della normativa antimafia e anticorruzione, quindi le cosiddette white list, sono tutte quindi certificate da questo punto di vista, e abbiamo dimostrato che in pochi giorni si può realizzare un'opera e spendere milioni per fare un'opera pubblica, ma farlo nel rispetto della legge, della trasparenza e dell'erario e quindi anche del diritto dei cittadini di vedere bene amministrati i loro soldi. L'attivazione del Covid Hospital consentirà al sistema sanitario abruzzese di ridare spazio alla trattazione delle tante altre patologie, gioco forza trascurate a causa della pandemia. Oggi c'è la necessità di seguire, quindi di dare l'assistenza adeguata a tutti quei pazienti che ormai erano in lista d'attesa da diversi giorni, e quindi riaprire tutte le sale operatorie attraverso la chirurgia programmatica. Questa è una struttura dentro l'ospedale, quindi è una struttura che risponderà alle esigenze di quel momento, c'è una programmazione per tutto ciò che riguarda la patologia dei pazienti degli infettivi, della medicina nell'ambito della pneumologia, quindi ci sarà una riorganizzazione che seguirà attraverso atti aziendali e una programmazione regionale. E oggi è la giornata del ringraziamento e dell'orgoglio abruzzese, del ringraziamento di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto che oggi diventa un fiore all'occhiello per l'Italia, e quindi a cominciare dalle maestranze, 100 persone che giorno e notte per 20 giorni hanno lavorato, ed è la dimostrazione che se si vogliono fare le cose si possono fare, e bene, e infatti credo che sia un messaggio anche per il governo. E subito dopo l'inaugurazione del primo lotto del Covid Hospital di Pescara, il responsabile regionale della Task Force contro il coronavirus, il professor Alberto Albani, ha fatto il punto della situazione alla luce dei vantaggi che la nuova struttura porterà alla sanità abruzzese. Saranno 50 posti letto di subintensive, questo consentirà il trasferimento di 50 pazienti dall'ospedale Spirito Santo di Pescara a questa nuova struttura. Questo farà sì che 50 posti letto saranno disponibili per i pazienti no Covid, che in questa fase sono stati purtroppo costretti a rimanere a proprio domicilio e non essere ricoverati, perché era in azione soltanto l'emergenza urgenza e i pazienti programmati erano rimandati. Questo consentirà la ripresa di una completa attività da parte dell'ospedale e dare quindi quella risposta che tutti i cittadini si attendono da una struttura ospedaliera come quella di Pescara. Già durante la fase del Covid, essendo una patologia che richiede una multidisciplinarietà, quindi un approccio multidisciplinare, e quindi c'è la possibilità di avere più specialisti contemporaneamente al letto del paziente, e questo lo consente soltanto una struttura che si trova all'interno dell'ospedale. Dall'altra parte, quando finirà, speriamo il prima possibile, questa emergenza Covid, questa struttura potrà essere utilizzata ad esempio come struttura per il dipartimento medico, quindi che libereranno posti per un maggiore spazio per l'attività chirurgica. In questo momento abbiamo ancora un numero di pazienti elevati, ricoverati, non critici, circa 90, e due pazienti invece critici. La situazione quindi è piuttosto pesante, perché lo ricordo, Pescara da sola ha subito il 2/3 di tutti i pazienti Covid positivi. Andiamo ora a Pianella per gli ultimi aggiornamenti dall'area Vestina. Vedo in collegamento Stefano Recanati in compagnia del sindaco Sandro Marinelli. Buonasera. Marinelli, buonasera. Buonasera ai telespettatori del TG6. Sì, siamo a Pianella e ringraziamo subito il sindaco Sandro Marinelli per aver accettato l'invito. Qui a Pianella si parla di elisoccorso perché, stando alle notizie della regione Abruzzo, per fine anno è previsto proprio la nascita di un eliporto qui nel centro territoriale di Pianella, tra i comuni, tra le frazioni di Castellana e Cerratina. E allora, sindaco, questa è una buona notizia perché dà un servizio anche a tutta l'area Vestina e della Val Pescara. Sì, buonasera a tutti, senz'altro una buona notizia, e approfitto per ringraziare la Regione Abruzzo per aver accettato la nostra progettualità. In realtà Pianella era già individuata in uno studio del 2015 della Regione come un territorio baricentrico per i flussi dei soccorsi all'interno della provincia di Pescara. E
come tale destinatari appunto del servizio H24. La nostra progettualità mira a completare questa infrastruttura del soccorso con un'innovativa infrastruttura, appunto un eliporto abilitato al volo notturno. In questo modo si consentirà di avere un accorciamento dei tempi di soccorso, soprattutto per quanto riguarda le malattie tempo dipendenti, ma purtroppo anche per eventuali incidenti o altri infortuni che dovessero verificarsi. Sindaco, una notizia importante soprattutto in vista anche di quello che poi sarà la ripartenza, perché come sappiamo purtroppo poi le malattie non finiranno, l'emergenza sanitaria non finirà e allora ci sarà doppiamente bisogno di questo. Ma certo, credo che in questa fase sia oltremodo importante muoversi con programmazione. Questa emergenza ha messo a nudo tanti nervi scoperti nei nostri territori e quindi è assolutamente il momento per iniziare a programmare, a guardare avanti e non farci trovare impreparati per il futuro. Ecco, prima di passare alle domande da studio, se ci sono, le volevo chiedere, il Comune di Pianella in questa programmazione, in questo progetto dell'eliporto, come contribuirà? Solo con lo spazio dedicato sul territorio o anche con dei fondi? Ah, per il momento noi abbiamo individuato l'area di proprietà comunale che è a ridosso del nostro polo sportivo, c'è un palazzetto polifunzionale, c'è lo stadio e abbiamo appunto individuato l'area e l'abbiamo già preparata con risorse nostre per la futura implementazione. Speriamo che i fondi siano sufficienti, ovviamente non ci tireremo indietro qualora dovesse essere necessario un intervento comunale per portare a termine nel più breve tempo possibile questa infrastruttura che sarà davvero utilissima per tutto il nostro territorio, ma non solo per il Comune di Pianella. Giuseppe, a te se hai domande da studio. Sì, Sindaco, a proposito di fondi, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stanziato 1 milione destinato a 32 comuni abruzzesi, tra cui Pianella, dove, mi corregga se sbaglio, dovrebbero arrivare circa 120.000 euro per due nuovi progetti che state attuando, tra cui quella di un nuovo distretto sanitario. Ce ne vuole parlare? Sì, noi abbiamo partecipato come tanti altri comuni al bando del Ministero per le Infrastrutture dedicato alle progettazioni. L'obiettivo che il Ministero si pone è dare la possibilità ai comuni di avere fondi per portare delle progettazioni a un livello avanzato in modo tale da non disperdere risorse, cioè una volta che i finanziamenti vengono assegnati dobbiamo essere in grado di portarli subito a compimento, non perdere tempo in questo senso. Per quanto riguarda il progetto del distretto, questo si innesta nella nostra programmazione della sicurezza in generale, quindi grazie a un accordo che abbiamo sottoscritto con la ASL di Pescara realizzeremo un nuovo distretto nella ex sede del giudice di pace con un investimento di 350.000 euro e i lavori partiranno a giugno e contiamo anche qui di essere operativi entro il 2020. È un importante progetto soprattutto perché va ad intercettare quella tendenza oggi quanto mai attuale di portare la sanità nei territori, cioè un avamposto di prossimità, in questo caso anche con una struttura dedicata proprio a un centro diurno per anziani, e stiamo ragionando proprio nelle settimane scorse, abbiamo avuto un incontro con l'assessore Verì per verificare se questa struttura vista nata prima dell'emergenza Covid, oggi in qualche modo potrebbe essere utile ragionarci in termini prospettici anche alla luce di quello che è avvenuto. Ecco Sindaco, prima di salutarci, l'ultima cosa, la situazione sul suo comune sembra essersi assestata, purtroppo però il suo comune, come anche gli altri, ha contato delle vittime, c'è stata anche una situazione un po' sgradevole, parliamo degli oggetti smarriti da parte di una famiglia che ha avuto un familiare deceduto. Come è andata a finire questa vicenda, se si è ben risolta? Sì, ci siamo occupati di questa vicenda e devo dire è stata un po' incresciosa, soprattutto perché in una situazione nella quale i familiari non hanno potuto nemmeno dare l'ultimo saluto al proprio congiunto scomparso, l'unica cosa che rimaneva erano proprio gli affetti, gli oggetti personali che costituivano ovviamente un bene primario a quel punto per un legame affettivo. Purtroppo c'è stato qualche disguido anche comprensibile in una situazione di grande emergenza.
partenza. Devo dire che però il personale della ASL si è messo a completa disposizione, mi è stato assicurato che sono in corso tutte le ricerche, si pensa ad uno scambio con qualche altro paziente ricoverato e speriamo che a breve i familiari possano rientrare in possesso degli oggetti del congiunto. E allora grazie al sindaco Marinelli per questa intervista e per aver accettato il nostro invito. Da Pianella è tutto, linea che può tornare allo studio. Buonasera. Grazie Stefano Recanati, grazie al sindaco Marinelli. Proseguiamo col nostro telegiornale, proseguiamo con la politica. Il consigliere regionale dell'UDC, Marianna Scoccia, questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pescara è tornata a denunciare l'ostracismo del centrodestra, in particolare del presidente della giunta, annunciando la sua uscita dalla maggioranza e il passaggio sui banchi dell'opposizione. Ascoltiamo. Io da oggi passo ufficialmente e definitivamente all'opposizione. Non si può dire certo che sia un fulmine a ciel sereno il divorzio fra Marianna Scoccia, eletta in consiglio regionale nelle fila dell'UDC, e il centrodestra capitanato da Marco Marsilio. Già, perché di sereno nel rapporto tra partiti ed esponenti della maggioranza e il sindaco di Prezza c'è stato davvero ben poco. Scoccia ricorda di essere rimasta nella maggioranza fino ad oggi in ossequio all'accordo politico nazionale che ha dato il là alla sua candidatura, ma alla fine gli attacchi che l'esponente centrista denuncia di aver ricevuto fin dalla campagna elettorale hanno pesato a tal punto da convincerla a lasciare la maggioranza di centrodestra. In più occasioni, sia dal presidente Marsilio che dall'onorevole Luigi D'Eramo, attacchi violenti, addirittura hanno dichiarato a più riprese che l'UDC era fuori dalla coalizione, tanto da far togliere il simbolo in campagna elettorale, che l'UDC, qualora fosse stato eletto qualcuno nelle liste dell'UDC, sarebbe stato fuori dalla maggioranza. Io nonostante tutto ho aspettato in questo anno e mezzo pensando che le cose potessero cambiare, ma nei fatti non è stato così. Marianna Scoccia non lesina critiche al presidente Marsilio e soprattutto all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, dalla quale soprattutto nella fase 1 dell'emergenza Covid è aumentata la distanza politica. Sono stata continuamente attaccata anche da questo assessore regionale alla sanità, completamente assente sul territorio, ma in realtà un assessore pascolante. Si è visto con quale superficialità poi è stata affrontata questa emergenza e lo si vede all'interno degli ospedali, si è creato il caos più totale. Alla domanda che riguarda un possibile ingresso nel partito di Renzi, la Scoccia nega ma non nasconde la vicinanza al deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro. Beh, ad oggi non c'è nessun avvicinamento, non nego di avere ottimi rapporti con l'onorevole Camillo D'Alessandro, così come tanti altri movimenti. Noi invece stiamo facendo, perché sapete tutti che io mi sono candidata da indipendente all'interno delle liste dell'UDC, noi siamo un movimento civico territoriale e al nostro interno, tra i vari amministratori e sindaci di cui ne fanno parte, abbiamo aperto un confronto sano proprio per vedere qual è l'evoluzione dello scenario politico. E alla consigliera Scoccia è giunta la replica del capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, che ha dichiarato: il gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, il coordinamento regionale del partito, pur nel totale rispetto della scelta politica assunta dalla consigliera Marianna Scoccia, chiedono che lei fornisca delucidazione in merito ad alcune sue dichiarazioni che obiettivamente rasentano il limite della diffamazione. Così il capogruppo Guerino Testa, che precisa: quando la consigliera asserisce che l'Abruzzo, per il tramite del presidente Marsilio, sarebbe diventato il bancomat di Fratelli d'Italia, cosa intende dire? Si chiede Testa. È una esternazione che francamente ci ha stupiti, che non avremmo mai immaginato di sentir pronunciare, non fosse altro per ogni impegno di spesa ed ogni intervento effettuato o programmato per la nostra regione. Si è sempre svolto in nome della massima trasparenza e comunicazione. Siamo noi ad essere indignati, conclude Testa, ad affermazioni non suffragate da fatti. Ed è dunque doveroso che Scoccia dia spiegazioni, soprattutto agli abruzzesi, in grado di sostenere la credibilità di quanto da lei affermato. E lunedì riapriranno la maggior parte delle attività abruzzesi, ma riapriranno anche le chiese. Ovviamente anche loro dovranno attenersi alle misure di sicurezza e, ove possibile, svolgere le cerimonie all'aperto. Vediamo. Eccellenza, da lunedì riaprono le chiese dopo oltre 2 mesi.
molto contenti di questa cosa, naturalmente rispettando le regole che ci sono state date e soprattutto pensando a una buona igienizzazione e in alcuni casi anche sanificazione degli ambienti. Certamente il numero delle persone sarà contingentato, ma se sarà necessario cercheremo di aumentare anche il numero delle celebrazioni di sante messe. Si pensa anche a qualche celebrazione all'aperto, qualora ce ne fosse la possibilità, eccellenza? Qualche parroco sta già predisponendo per fare celebrazione all'aperto, perché le indicazioni del Ministero sono massimo 200 persone in ambienti larghi chiusi e massimo 1000 persone in ambiente aperto. Io giorni feriali di solito celebro nella mia cappella privata, ma domenica prossima la solennità dell'Ascensione celebrerò la prima messa pubblica in cattedrale. Andiamo nel capoluogo, il Comune dell'Aquila mette in campo una serie di incentivi per spingere i cittadini ad elettrificare la propria mobilità attraverso l'acquisto di auto elettriche, biciclette a pedalata assistita. Vediamo di cosa si tratta. L'Aquila svolta verso la mobilità elettrificata e lo fa con un corposo investimento di 8 milioni di euro, composti da 5,7 milioni del fondo Restart e dalla restante parte di finanziamento regionale e comunitario. Si punta così a sostituire una parte del parco auto della municipale e dei bus per quanto riguarda il settore pubblico, mentre sul fronte dei privati, grazie anche all'implementazione delle colonnine di ricarica, si cerca di spingere i cittadini verso la bici a pedalata assistita e l'auto a zero emissioni. Per quest'ultimo settore gli incentivi prevedono un contributo di 8.000 euro per aziende e professionisti, che scende a 4.000 per i privati, incentivi che si sommano alle iniziative nazionali. Per le e-bike invece è stato aumentato il contributo, che arriverà con il decreto rilancio, con una cifra di 500 euro. Obiettivi ambiziosi e poi in linea con quelle che sono le misure recentissime a seguito dell'emergenza coronavirus, perché si sta puntando moltissimo sulle emergenza sostenibile e noi stiamo proprio lavorando su una rete di mobilità dell'emergenza che prevede di dare ampio spazio appunto alle bike elettriche, alla mobilità elettrica, cioè chiudere parti di città dove però è consentito circolare con le auto elettriche. La Polizia Municipale di Montesilvano si è da subito adeguata alle nuove disposizioni che prevedono la misurazione della temperatura corporea degli automobilisti che vengono fermati. Se la febbre supera la temperatura supera i 37 gradi e mezzo, scatta la contravvenzione. La Polizia Municipale di Montesilvano è l'unica in Abruzzo a dotarsi di termoscanner per la misurazione della temperatura quando si effettuano dei controlli su strada. Nicolino Casale. Abbiamo l'obbligo di misurare la temperatura a tutti gli utenti, perché se la temperatura dell'utente supera i 37,5 gradi siamo obbligati a contravvenzionarli e ad mandare un referto all'ASL. Quindi come sono andati questi primi giorni di lavoro? Questi primi giorni di lavoro hanno riscontrato che nessun utente circola con la febbre, ma posso dire di più: oltre a misurare la febbre agli utenti, noi misuriamo anche la temperatura a tutte le persone che entrano negli uffici della Polizia Locale e al personale della Polizia Locale, perché comunque il luogo dove si lavora deve essere in sicurezza. Dall'inizio della quarantena, se volessimo fare un bilancio, fino ad oggi che cosa potremmo dire a Montesilvano? Guardi, nella prima fase abbiamo fatto oltre 2200 controlli, in questa seconda andiamo a circa la media di circa 60-70 controlli al giorno. Andiamo a Teramo, dove è stato acceso un tricolore in Corso San Giorgio. Lì si potrà assistere a questo patriottico gioco di luci. Per l'occasione il sindaco D'Alberto torna a chiedere al governo ulteriori misure a favore dei commercianti. Vediamo. Un segnale importante, un segnale di fiducia in un momento particolare che vive ovviamente la nostra città, tutto il nostro paese, un momento nel quale dobbiamo lanciare appunto un segnale di speranza, di fiducia, di convinzione in una ripartenza che non sarà facile, ma che comunque sarà certamente possibile. Stiamo costruendo assolutamente le basi perché ciò possa avvenire, dobbiamo farlo tutti insieme. Questo è un segnale importante, ringraziamo Tiziano insomma, per tutta la città.
nel cuore della nostra città, appunto per lanciare un messaggio che parta da un sostegno a quelle che sono le attività commerciali, insomma le attività che sono state costrette alla chiusura in questo tempo purtroppo della pandemia e che piano piano in un ritorno alla normalità che sarà graduale dovranno essere sostenute, saranno sostenute ovviamente dalle istituzioni. Noi chiediamo che sia il governo a darci le risorse per poter abbattere soprattutto la pressione fiscale e tributaria di queste attività e consentire loro di superare questa fase di crisi, intanto difendendole da ciò che è successo ma soprattutto programmando un rilancio. Un invito a tutti, siamo italiani, siamo forti, non molliamo, sarà dura perché purtroppo la situazione la sappiamo qual è, ma uniti insieme dobbiamo affrontare, ripartire più forti prima. Abbiamo fatto tutto, sanificazione dei locali, tutto l'impianto della ricondizionata, abbiamo preparato tutti i camerini appositi per provare, e lo staff rimaniamo tutti a completo, sono ragazzi che insieme abbiamo costruito tutto quello che abbiamo fatto, quindi dobbiamo, come abbiamo fatto l'inaugurazione 5 anni fa, ripartiamo un'altra volta tutti uniti. Teramo è bella, abbiamo tanti bellissimi negozi e dobbiamo ripartire uniti più forti di prima. Sono convinto che ce la facciamo. E ora lo sport. Il Teramo Calcio interrompe il silenzio stampa e torna a parlare in conferenza con il suo general manager Andrea Iaconi. Spese, settore giovanile, critiche troppo aspre, questi i temi del dirigente biancorosso. Volevo fare un piccolo riassunto un po' di questi 8 mesi, perché da luglio a oggi mi pare 8 mesi, abbiamo lavorato dai primi di luglio all'11 di marzo mi pare, e volevo un po' discutere con voi su alcuni punti che a mio parere non si è stata fatta, con tutto il rispetto, un po' di poca informazione, o forse perché noi non ci siamo spiegati bene. Il presidente, questa società ha fatto investimenti per 8 milioni di euro. 8 milioni di euro il presidente al 30 di giugno, dal 1 di luglio al 30 giugno, il presidente ha investito sulla società, sulle risorse umane, sulle strutture, sulla squadra, 8 milioni di euro, giusto? Purtroppo. Oh. Gli 8 milioni di euro sono ripartiti in tre punti. L'acquisto della società, o meglio, il ripianamento dei debiti per circa 4 milioni, la prima squadra e le strutture. Per quanto riguarda le strutture, sono quasi stati impegnati. I 4 milioni sono ripartiti in 2-3 anni, quindi quest'anno ci incide per quasi 2 milioni di euro, 1,8-1,7 più o meno, giusto? Gli altri 2 milioni sono stati investiti per lo stadio, la rimanenza l'abbiamo investito sulla squadra, quindi abbiamo dovuto fare una rosa nuova. 22-23 giocatori tutti acquistati. Il costo di queste operazioni sono state di 25.000 euro, che è la metà di Mungo, l'unico giocatore che abbiamo pagato 25.000 euro, 23 giocatori per 25.000 euro. Andiamo ai contratti, l'ho detto prima, se noi diamo 100.000 euro a un giocatore, a noi ce ne costa 2,20, 2,30, più o meno.
Io non so, e non posso andare oltre se no mi viene la finanza, no, non so se negli altri posti tutte queste cifre sono reali. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati ottavi. Io se mi dici, noi abbiamo chiesto ai giocatori a Tedino di arrivare entro i primi 10 posti. È vero che sono state fatte delle dichiarazioni anche dal presidente, ma giustamente in piena euforia, viene da un mondo diverso, si doveva integrare, doveva capire. È vero che abbiamo fatto delle dichiarazioni, ma poi la realtà è questa. Oh, e vi spiego come vi sto spiegando adesso. Voi uscite fuori e mi scrivete tutto il contrario di quello che ho detto, oppure non mi credete, che cazzo di che parliamo? Siete d'accordo con me che come primo anno 12, 13, 14 su 23 possiamo confermarli per un futuro, per l'anno prossimo? Non dico 24, 22, 20, ma 12, 13 possiamo, siete d'accordo o no? Che li possiamo confermare? Sono giocatori di Serie C discreti. Abbiamo preso 5 giocatori che hanno vinto i campionati l'anno precedente, altri 2 che l'avevano vinto l'anno prima. 7 giocatori su 22 che hanno vinto i campionati, cioè ci starà qualcosa di buono? Il calcio è così. E chi è tutta sta critica? Chi è tutta sta cattiveria? Perché mi richiamo tutta sta cattiveria? Perché io sono di Giulianova? Ah, perché io sono di Giulianova, allora mi dovete di male, perché con un Giuliese a Termini non può lavorare, o un Terramà a Giulianova non può lavorare. È chiaro che siamo delusi, ci aspettavamo un ritorno diverso da parte degli imprenditori. Penso che il Presidente voglia dire questo, magari ha avuto delle promesse che qualcuno non ha mantenuto, può darsi. E con le parole del Giuliese Iaconi concludiamo questo telegiornale. Tutti quanti i servizi che avete visto potete recuperarli online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna alle ore 23. Grazie e buona serata.